Iso o non iso? Questo è il problema. Ciao a tutti amici di Astro Pills e benvenuti a questa nuova puntata. Questa è una settimana in cui abbiamo la luna piena, quindi ho deciso di registrare questa puntata in studio e parlare un po' di come impostare la propria macchina fotografica digitale per fare fotografie astronomiche. Quando parliamo di fotografie astronomiche dobbiamo valutare tre aspetti fondamentali. Il primo di questo è l'apertura. L'apertura è la capacità di un obiettivo del telescopio di poter incamerare luce e proiettarla sul sensore della nostra macchina fotografica. L'apertura è dovuta da due fattori fondamentali: il diametro dell'obiettivo o del telescopio e la lunghezza focale di questo. Il rapporto tra la lunghezza focale e il diametro dell'obiettivo determina il rapporto focale, o comunemente chiamato anche apertura. Un valore di apertura basso vuol dire che il nostro telescopio, il nostro obiettivo, è in grado di incamerare molta luce. Al contrario, un numero di apertura molto, molto alto sta ad indicare che il telescopio, l'obiettivo, raccoglierà poca luce. Qual è il vantaggio di avere un'apertura bassa, quindi una grande quantità di luce all'interno dell'obiettivo, contro un'apertura, un diaframma più chiuso, più stretto? Sarebbe lecito pensare che avere un diaframma molto aperto, quindi incamerare più luce, sia un grande beneficio, soprattutto in un campo fotografico dove i soggetti sono molto bui, c'è poca luce per l'appunto. Questo però non è così, perché quando si tiene il diaframma molto aperto, quindi un valore di apertura molto basso, questo succede anche con telescopi che hanno un rapporto focale molto molto basso, si hanno degli artefatti e degli effetti poco belli sulle fotografie, soprattutto dovuti ad effetti di diffrazione della luce delle stelle o di oggetti molto molto luminosi. Si creano delle linee, dei riflessi che vanno poi a diminuire la qualità finale e la resa dell'immagine del nostro soggetto. Avere invece un diaframma molto chiuso ci dà più contrasto, più nitidezza nell'immagine, perché come nella fotografia tradizionale avere un diaframma più chiuso ci dà innanzitutto una maggiore profondità di campo, cosa che è vera anche nella fotografia astronomica, perché avere un'apertura o un diaframma molto aperto può dare problemi con la messa a fuoco, soprattutto quando si hanno focali dai 400-500 mm in su. È facile che la messa a fuoco diventi molto molto problematica, e soprattutto con il cambiare della temperatura nella stessa serata in cui fotografiamo può portare il soggetto da essere a fuoco ad essere fuori fuoco. È una cosa che voi volete assolutamente evitare, di trovarvi la mattina con delle fotografie che sono da buttare. Avere un diaframma molto chiuso ovviamente richiede dei tempi di posa più lunghi. Il tempo di posa è il secondo aspetto chiave della fotografia e anche della fotografia astronomica. Avere un tempo di posa lungo è la cosa preferibile, quasi in tutti i casi, salvo quei soggetti un po' particolari come la nebulosa M42 o la galassia di Andromeda, che hanno dei nuclei, delle parti molto molto luminosi, per cui è opportuno fare anche delle pose più brevi da comporre poi in un HDR. Ma questo lo vedremo in un altro tutorial spiegandolo meglio nel dettaglio. Avere un tempo di posa lungo vuol dire innanzitutto avere maggior segnale e minor rumore. Qui entriamo in due concetti chiave della fotografia e in particolare della fotografia astronomica che è essenziale capire. Il segnale è qualcosa che aumenta in maniera lineare. Il segnale è tutta quella parte di luce che va nel nostro sensore e che noi vogliamo per l'appunto preservare nel miglior modo possibile. È la nostra galassia, è la nostra nebulosa, è la nostra stella. Il rumore invece è quella parte che vogliamo tenere al minimo indispensabile, perché non fa altro che degradare la nostra immagine finale. Il rumore ha origine soprattutto dal fattore termico del sensore, ovvero quando voi fotografate il sensore si scalda e questo aumento della temperatura porta ad un aumento del disturbo e del rumore elettrico, che poi sarà visibile nell'immagine. In sostanza, per capirci, è quella grana che voi vi sarà sicuramente capitato di vedere nelle fotografie fatte in scarse condizioni di luminosità. Il problema con i tempi di esposizione è che non possiamo ovviamente esporre per quanto vogliamo se non abbiamo un'attrezzatura adeguata. Se voi avete ad esempio soltanto un treppiede, sarete limitati da quella che viene chiamata la regola del 500,
ovvero va diviso 500 per la focale che voi state utilizzando e questo vi darà il massimo numero di secondi che potete utilizzare per la vostra posa senza avere l'effetto strisciata delle stelle. Quindi con una focale di 50 mm avrete al massimo 10 secondi. Piccola aggiunta, sentirete parlare anche di regola del 600, perché il full frame, avendo una risoluzione, avendo un sensore più grande e non avendo il fattore di crop del formato APS-C, ha un campo più grande e quindi ha una maggiore tolleranza per quanto riguarda questa regola del 500, che diventa per l'appunto del 600 e quindi vi darà 2 secondi in più, per capirci, su un 50 mm. Inoltre tenete a mente che maggiore sarà il vostro tempo di esposizione e più vi esponete al rischio di dover buttare la posa se succede qualcosa in quel lasso di tempo. A me è capitato ad esempio di fare delle pose da 10 minuti, in questi 10 minuti è passata una piccola minuscola nuvola che è andata a rovinare sostanzialmente il frame e l'ho dovuto buttare, ho buttato 10 minuti del mio tempo. Quindi bisogna cercare di capire un po' qual è il tempo di posa più adatto a seconda della strumentazione che avete, del cielo che avete e anche della fortuna che avete. Questo non lo potete sapere fin quando non scatterete le vostre foto. Infine, il terzo valore chiave va a chiudere questo valzer dell'esposizione è l'ISO. Prima cosa molto importante, vi dico un piccolo segreto: l'ISO non genera rumore. È così, voi molto spesso sento dire ma io non uso ISO alti perché altrimenti ho troppo rumore nell'immagine. Questo non è vero, questo è un grande falso, soprattutto nelle macchine fotografiche moderne che hanno sensori che sono ISO invarianti, ovvero al variare dell'ISO non c'è un reale aumento di rumore. Innanzitutto l'ISO non è la sensibilità del sensore, l'ISO, chiamato comunemente anche gain nelle fotocamere astronomiche dedicate, è un moltiplicatore che va ad amplificare il segnale che viene raccolto dal sensore, ma non è qualcosa che rende più sensibile questo sensore, più spugnoso o meno spugnoso, no, semplicemente un moltiplicatore. Quindi, lo dico ancora una volta, l'ISO non aumenta il rumore. Vi invito a fare una prova. Se avete una macchina come me con un sensore ISO invariante come una Nikon D750, fate una foto dello stesso soggetto ad ISO 200 e ad ISO 3200, mantenendo, attenzione però, lo stesso tempo di posa. Dopodiché importatelo in Lightroom, in Photoshop, e andate a portare l'esposizione, ovviamente, dell'immagine più sottoesposta, quella ISO 100, allo stesso valore di quella a ISO 3200 o ISO 1600, quello che voi avete utilizzato, e noterete che non c'è più rumore né nell'una né nell'altra. Il rumore aumenta quando voi utilizzate ISO alti perché accorciate i tempi di esposizione. Come appunto vi dicevo prima, il rapporto tra segnale e rumore è quello che determina la resa finale dell'immagine e appunto il rapporto tra quello che è buono, tra il segnale buono e il segnale cattivo, il rumore. Una cosa fondamentale da sapere sul segnale e sul rumore è che il segnale aumenta in maniera lineare, ovvero se voi fate un secondo di posa avrete, chiamiamolo, uno di segnale, se voi fate 100 secondi avrete 100. Invece il rumore aumenta molto più lentamente e aumenta in maniera inversamente quadratica, ovvero con la radice quadrata del tempo di posa. Quindi questo vi fa chiaramente capire, guardando le funzioni, le due funzioni matematiche, che maggiore sarà il tempo di posa, maggiore sarà il beneficio, perché il rapporto tra segnale e rumore sarà sempre maggiore. Una piccola considerazione, perché molto spesso mi hanno fatto questa domanda: c'è differenza tra fare una posa singola lunga o fare piccole pose brevi la cui somma sia equivalente a quella lunga? Sì, c'è differenza, e vi faccio vedere perché con questa formula. Come potete vedere, nella lunga esposizione il rapporto tra segnale e rumore è ampiamente superiore a quello di piccole pose sommate tra di loro. Questo perché, in funzione della matematica che vi ho detto e delle funzioni che stabiliscono il rapporto tra dell'SNR tra segnale e rumore, si ha un maggiore beneficio quando si tende a fare pose più lunghe invece che piccole pose per più volte. Quindi qual è il vantaggio di avere un alto ISO o un basso ISO? Perché da quello che vi ho detto io immagino che alcuni di voi potrebbero dire: allora perché non usare sempre un ISO di 6400, 12800, così da avere un ampio segnale, un segnale molto potente, molto amplificato, e quindi è una, diciamo, un fattore vincente per la fotografia astronomica. Purtroppo la fregatura c'è.
ed è che quando voi aumentate l'ISO andate a comprimere il range dinamico del colore dell'immagine. Questo perché, essendo appunto un moltiplicatore, fa sì che ci sia meno range di valori a disposizione, ci siano meno step tra un valore e l'altro. Questa compressione è visibile su immagini soprattutto che hanno molte tinte di colore, come le galassie o anche nebulose come M42, come la nebulosa Manubrio. Quindi bisogna trovare il giusto compromesso tra un buon ISO che non sia troppo spinto o troppo poco spinto da non rivelare le nebulosità un po' più deboli e difficili da catturare sulla nostra macchinetta, e soprattutto bisogna rispondere alla fantomatica domanda: qual è la migliore combinazione di apertura, tempo ed ISO? Amici miei, purtroppo non c'è una risposta univoca a questa domanda. Quello che vi posso dire io e come faccio io è che parto dal tempo di posa, ovvero in funzione dell'attrezzatura che ho. Sono solo con il treppiede, ho l'astroinseguitore, ho la mia montatura equatoriale. Qual è il massimo tempo di posa che mi è concesso dalla mia attrezzatura e anche dal mio cielo? Perché se sono in città è ben diverso che se sono in montagna. Ho l'inquinamento luminoso che in città purtroppo a un certo punto mi andrà a saturare alcune zone dell'immagine, per cui io devo necessariamente fermare l'esposizione. Quindi parto dal tempo di esposizione, dopo il tempo vedo, sto utilizzando un obiettivo o sto utilizzando il telescopio. Se sto utilizzando il telescopio, il rapporto focale, l'apertura è fissa, il mio telescopio è un F7, quindi c'è poco da decidere, insomma. Se sto utilizzando un obiettivo, ad esempio un 50 mm Nikon 1.8, la prima cosa che faccio è non utilizzo l'apertura più grande per il motivo che vi dicevo all'inizio del video. Chiudo di un paio di step, quindi lo porto sui 2.8. Dopodiché, terza domanda, quale ISO posso utilizzare? Utilizzerò il valore di ISO che, data l'esposizione singola del soggetto che sto fotografando, porterà l'istogramma dell'immagine ad un terzo del grafico. Questo è un fattore di riferimento importante. Quando voi esponete, guardate l'istogramma sulla macchinetta della foto che avete appena scattato, e se il picco di segnale cade su un terzo del grafico dell'istogramma, allora quella è la posa migliore che potete fare. Infine, due ultime cose: il bilanciamento del bianco. Mettete, io perlomeno metto luce diurna, non ha molto senso, scattate sempre in formato RAW, mi raccomando. Questa probabilmente era la prima cosa che dovevo dire, l'ho dato per scontato, ma non lo è. Non scattate in JPEG, scattate in formato RAW, perché è importante poi per i software che andremo a utilizzare di avere un set di dati puro che non sia manipolato o compresso come può essere il JPEG o altri formati grafici. Quindi anche se potete cambiare poi il bilanciamento del bianco, essendo un file RAW non ha molto senso il bilanciamento del bianco perché può essere cambiato anche in post, però vi consiglio di partire da luce diurna, che è un buon bilanciamento del bianco neutrale e adatto per questo tipo di fotografia. Per ultimo, se la vostra macchinetta supporta ottimizzazione della riduzione rumore su ISO elevati, tipo la mia Nikon nel menu ce l'ha, si chiama ottimizzazione NR su ISO elevati, mettetela ad off, perché che cosa fa? Ogni volta che voi scattate una fotografia, scatterà un'altra foto con l'otturatore chiuso della stessa durata della posa che avete fatto precedentemente. Questo che cosa fa? Andrà a generare un dark frame, poi vedremo più nel dettaglio come generare questi frame di calibrazione per la fotografia astronomica, sarà in un altro video, ci entreremo con calma e nel dettaglio successivamente. Quello che fa per l'appunto questo noise reduction va a scattare un dark frame e lo va a sottrarre dalla foto che avete fatto voi. Poi, come in tutte le cose tecnologiche e soprattutto di fotografia e di astronomia, di astrofotografia, sperimentate. Non c'è una formula che sia adatta per tutti, per tutte le fotocamere, per tutti i soggetti astronomici, per tutti i cieli d'Italia e del mondo. Varia da situazione a situazione, quindi dovete essere in grado, con l'esperienza e seguendo anche i consigli che vi ho dato io in questo video, almeno per partire, per avere un'idea generale di come e di quali siano gli aspetti fondamentali da tenere a mente quando si fa fotografia astronomica. Sperimentate senza aver paura di farlo. Scoprirete quali sono i limiti tecnici che avete o i limiti tecnologici o di attrezzature, quindi quale potrebbe essere un upgrade da fare per migliorare un determinato aspetto della vostra fotografia. Per oggi ci fermiamo qui.
Grazie di essere stati con me qui su Astro Pills. Spero che sia stato chiaro. Se avete domande, lasciatemi dei commenti oppure seguitemi sui miei canali Instagram e su Astrobin. Se vi è piaciuto questo video e vi piace il mio canale, iscrivetevi in basso, attivate le notifiche. Noi ci vediamo nel prossimo video, dove non ci sarà più la Luna, quindi torneremo sul campo a fotografare qualche nuovo soggetto astronomico. Rimanete sintonizzati, cieli sereni a tutti e ciao!